Buona giornata, ti auguro una giornata felice, felice e calda con i tuoi cari. Punto. Oggi è giovedì 8 aprile 2021, per favore pensa positivamente e vivi bene. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Toro. Punto. Mai mescolare l'amicizia con il denaro. Mai mescolare l'amicizia con il denaro, una massima feroce ma più che mai azzeccata. Tagliata su misura sull'aspetto clou di questo giovedì con Marte in seconda casa, appunto la banca dell'oroscopo, offeso da Nettuno, di regola vostro gran amico, punto. Probabile che finite le feste pasquali, avvedendosi di aver speso più del preventivato, un amico venga a battere cassa facendo leva su un passato comune e su esperienze belle o brutte sempre condivise. Doveroso aiutare e il ragionamento non fa una grinza, specie se il vostro gruzzoletto nonostante tutto tiene. Ma se identificate il denaro con la sicurezza basta un'incertezza sui mercati azionari, e in questo periodo ce ne sono parecchi, per mandarvi in tilt. Punto 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 faticate a metabolizzare un insuccesso o una delusione di cuore ma il vero problema è che non sapete accettare lo smacco a causa del quale, a torto o a ragione, vi sentite in colpa. Segreti bollono in pentola e prima o poi finirete per rivelarli. Punto. Astro tarocco del giorno per Toro. Le stelle rovesciate. La coppia ha alla base una manzanza di affetto, di desiderio, di amore di cui ben presto potrebbe risentirne. Il rapporto è trascinato per inerzia e mantenuto in piedi solo dall'ostinazione di uno dei due partner. I partner si disilludono e aprono gli occhi sul loro rapporto e sulla sua genuinità. I single si accorgono di aver riposto le loro speranze in persone poco interessate o comunque hanno fantastico molto più del concesso. Punto. Abbi pazienza. Ciò che stai aspettando da tempo sta per arrivare. Oggi sarai astuto, bravo. Collaboratori e amici si complimenteranno con te. Nettuno conferma una generale prudenza in voi, tuttavia non siate così prudenti nel controllare la salute e la vostra alimentazione. Studiate di rispettare la dieta che vi siete prefissi. Punto. Documento in arrivo per posta. Oggi il telefono porta buone notizie. Non fidatevi troppo di una promessa che vi è stata fatta di recente. Una persona cara potrebbe darti un suggerimento importante. Non lasciartelo scappare. Punto. Oggi potreste fare delle nuove amicizie. In fondo avete bisogno di un pizzico di libertà che meritate ampiamente. Fate in modo però da non mostrarvi subito disponibili. Potrebbero fraintendervi abbondantemente creandovi poi imbarazzo. Punto. Nervosismo, insofferenza. Evita di litigare col partner per motivi futili, opposizioni e freni. Sii paziente, le cose si aggiusteranno da sole. Oggi Mercurio favorisce la ripresa di contatti. Potreste pensare anche di chiamare qualcuno che non vedete da tempo o con cui i rapporti sono cessati bruscamente. Magari è l'occasione giusta per chiarirsi definitivamente. Punto. Venere e Giove sapranno farvi capire quanto importante sia il dover fare pulizia nel vostro cuore, mettendo via le emozioni e gli affanni del passato. Solo così Giove riuscirà a farvi accogliere il nuovo e il positivo. Guardatevi dai falsi amici particolarmente oggi. Avrete la proposta di un viaggio o di uno spostamento insieme ad amici o parenti. Pensateci bene prima di accettare. In questa giornata, i vostri piani per un progetto che avevate attentamente considerato, potrebbero rivelarsi errati dal punto di vista economico. Sappi distinguere quali sono le battaglie degne di essere combattute e quali invece sono da lasciare. Punto. Se avete il partner lontano, sentirete ancora di più il distacco, forse perché non avete goduto appieno degli ultimi momenti passati insieme. Nella giornata di oggi vi servirà molta pazienza per affrontare alcune persone che vi faranno visita ma che non sono propriamente benvenute. Quadro dei transiti di questo giorno d'aprile benefico e anche stimolante. Venere è ospitata nel buon vicino Ariete e migliora il tono e l'umore. L'ideale per prendere di petto situazioni rimaste in sospeso e risolverle brillantemente. Punto. Ci vuole cautela in amore. La luna è dissonante, quindi è il caso di pazientare e agire con i piedi di piombo. Capitolo lavoro. Procedete a ritmo lento, non è il momento di prendere decisioni importanti. Punto. I nati sotto il segno del toro devono essere un po' cauti in amore.
soprattutto per le storie nate da poco. Con la luna dissonante sarebbe meglio pazientare e andarci con i piedi di piombo. Il lavoro procede a rilento e non è il momento di prendere decisioni definitive perché siete poco concentrati. Vorreste già essere molto più avanti nei vostri progetti, ma dovete ancora pazientare e non potete fare nulla in merito. Questo vi rende molto nervosi e poco disponibili nei confronti di chiunque vi capiti a tiro. Dovreste tranquillizzarvi, anche per non mettere a repentaglio le vostre relazioni, che dovrebbero esulare da qualsiasi problema quotidiano possiate avere. Al massimo, potreste cercare di condividere, per stare meglio. Ritorno al lavoro e a scuola, sotto a discreti auspici, a meno che il vostro segno, che si vede sì contrariato dalla bianca signora in quadratura, addolcita però dalla presenza di Giove, sempre pacifico e benigno. Sentimenti un po' confusi o solo segreti, così almeno lascia intendere il vostro astro guida Venere in dodicesima casa, ringalluzzita, però, dall'amante Marte, che oggi vi fa spendere non solo denaro, ma anche tempo ed energia in sovrappiù. In sintesi, l'avere prevale sull'essere finché accade ogni tanto passi. Purché non diventi la regola, punto. Amore ed Eros, un'aura romantica, a tinte tenui, ecco perché i vostri messaggi ne cambiano trend, allineandosi sul filone nostalgico sentimentale. Reverti insegna. Lunghe telefonate a una persona cara e lontana, un pensiero riconoscente a Marconi che ha contribuito ad annullare le distanze. Punto. Il vostro partner si innamora facilmente di voi perché anche dopo tanto tempo di relazione continuate a corteggiare chi vi sta a fianco. Il vostro fascino non stanca mai la persona che state corteggiando. Punto. C'è la necessità di fare il punto sulla vostra situazione affettiva se siete in una coppia stabile da un po' di tempo e se appartenete alla taurina prima decade. La vostra serena adattabilità al fluire degli eventi sarà magnificata da un illuminato Nettuno, che vi indurrà a vedere e percepire ogni situazione in un'ottica più sfaccettata, ricercandone le motivazioni profonde. Il rapporto di coppia ha la possibilità di evolvere, di migliorare, dimostrare contenuti e uno spessore che non vi aspettavate, se solo saprete accettare la sfida del cambiamento. Punto. Lavoro e denaro, ottimi affari conclusi grazie a uno sguardo magnetico e a un modo di fare molto convincente, morbido ma allo stesso tempo determinato. Con il giusto atteggiamento e qualche suggerimento strappate buoni risultati in vari frangenti che vi mettono alla prova. Punto. L'ambizione riesce a portarvi lontano, specie se affiancate a questa abilità le vostre competenze professionali. La furbizia che vi appartiene può permettervi di conquistare delle posizioni sempre più importanti. Punto. È un nuovo giorno di primavera in cui il vostro fisico robusto e la fondamentale resistenza psicologica la faranno da padroni. Amici volenterosi vi permetteranno di migliorare il fitness, con corse in bici e ritempranti passeggiate all'aria aperta. Siamo in primavera, è vero, ma dovrete stare attenti a non scoprirvi troppo in questo momento, proteggendo gola e vie respiratorie. Questo in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 28 aprile al 5 maggio. Punto. Benessere, muovervi vi fa bene, mantenendovi in forma, più invitante una passeggiata quotidiana con un amico. Magari a quattro zampe. Punto. Potresti trarre vantaggio dal concentrarti su te stesso. Fai per te quello che fai per gli altri così bene. Poniti un piccolo obiettivo, come preparare una bella cena o partecipare a una lezione di spinning, e una volta che l'hai fatto, datti una piccola pacca sulla spalla. Punto. Per lei, da quando lui vi ha dato il 2 di picche non siete più le stesse, griffe nel guardaroba, autopretenziosa. Evidente che vi sentite una nullità, e nell'importanza che date all'avere c'è tutta la sfiducia nell'essere. Punto. Per lui, nessuna voglia di chiacchiere né di azione, di messe in gioco ne avete tentate parecchie e tutte senza risultato. Tanto vale fermarvi ad osservare e capire da spettatori dove state sbagliando. Punto. Colore delle emozioni, petrolio. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 5. Finanze, 8. Benessere, 6. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro,
La fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.